Dall'idea all'approvazione del progetto sono passati 20 anni e per realizzarla ne occorreranno altri 3, ma finalmente il piccolo miracolo della nuova chiesa di San Martino a Chieti sta per realizzarsi. I lavori sono stati presentati dal nuovo parroco Don Sabatino Fioriti e dal gruppo di progettisti di Altino, Cristinziano Scutti, Giuseppe Fortunato, Valentina Angelozzi e Annalisa Di Luzio. La composizione architettonica del complesso parrocchiale prende spunto dal doppio significato greco della parola tempio, ovvero recintare e tagliare. Il tema del recinto è stato sviluppato nella composizione generale di tutte le strutture del complesso, come un recinto aperto e capace di intercettare e accogliere tutte le sollecitazioni del contesto, mentre il tema del taglio è stato sviluppato per il progetto della chiesa, con particolare riferimento al taglio del mantello di San Martino. I lavori saranno finanziati con i fondi dell'8x1000 per il 75% della spesa complessiva, il resto, ovvero circa 500.000 di euro, sarà a carico della comunità parrocchiale. La storia di questo progetto è nata 20 anni fa. Don Domenico Saraceni era il parroco che stava a San Martino prima di me e coltivava questo sogno di costruire una chiesa nuova, perché la chiesa che c'è è piccolina, non ci sono locali per le attività pastorali se non 2 o 3 stanze sotto la casa canonica, quindi insomma. Ha cominciato a pensare a questa cosa, si è prima acquistato il terreno. La popolazione ha contribuito con molta generosità per anni per acquistare il terreno e pagarlo, e poi si sono presentati prima un progetto che non è andato a buon fine e poi un secondo, che è quello attuale, che abbiamo iniziato nel marzo 2013, è stato approvato la prima volta il progetto di massima maggio 2014 e a febbraio del 2015 l'approvazione definitiva, anche se poi la comunicazione è arrivata praticamente un mese fa, e quindi adesso realmente si cominciano i lavori di questo nuovo complesso parrocchiale. Innanzitutto è un progetto che riguarda la realizzazione di un intero complesso parrocchiale, quindi non solo del corpo della chiesa ma di tutte le strutture che sono a servizio della parrocchia stessa, quindi di un salone parrocchiale, delle aule per il catechismo, degli uffici parrocchiali, dell'abitazione per il parroco con annessa foresteria. Il progetto ha avuto come tema ispiratore il temenos, ovvero il tempio perché è la casa di Dio. All'interno, studiando questo termine, abbiamo scoperto che appunto significa taglio e recinto, e allora attorno a queste due parole abbiamo sviluppato e dato forma al nostro progetto. Il recinto diventa un recinto di accoglienza delle persone che andranno a frequentare il complesso attraverso la realizzazione di uno spazio chiostro che si identifica attraverso i vari corpi che sono stati costruiti o progettati, ovvero la chiesa, la casa e le aule per il catechismo. Il tema taglio è stato affrontato invece sulla progettazione della chiesa, in particolar modo sulla copertura. Il taglio fa subito pensare al taglio del velo di San Martino, cui la chiesa è dedicata, attraverso il quale San Martino diventa santo, attraverso quindi il taglio è che San Martino ha avuto il dono della fede, e attraverso il taglio della copertura della chiesa che entra luce nella stessa a significare appunto la fede. La chiesa, come già detto, prevede anche gli altri spazi, ma in particolar modo tutti questi spazi si incentrano attraverso il campanile che è posto appunto davanti alla chiesa e a cerniera di questi spazi costruiti. Attraverso il campanile vengono convogliate all'interno della chiesa le travi che si appoggiano al campanile stesso e che entrano nella chiesa, tagliano e sorreggono la copertura per dopo ridiscendere nella zona presbiteriale ed in particolare nella zona dell'altare, diventando pilastri che sorreggono la croce dell'altare.